Dall'incendio risorgo. Era la notte di un maggio del 1964 e si verificò uno degli episodi più drammatici della storia non solo di Pozzuoli, ma per tutti gli amanti dell'arte. Gli addobbi della Pentecoste, per qualche ragione non si sa perché, presero fuoco e le fiamme si propagarono fino al soffitto del Duomo di Pozzuoli, dedicato a San Procolo Martire, e bruciò completamente l'intera struttura. I residenti del Rione Terra paragonano questo evento a una Notre Dame puteolana. C'è un epilogo molto positivo, poiché furono scoperte proprio grazie a questa distruzione le antiche colonne del Tempio di Augusto, che oggi hanno reso praticamente il Tempio Duomo del Rione Terra un luogo unico al mondo. Le foto che oggi possiamo vedere di quell'evento drammatico sono veramente impressionanti, perché troviamo il tempio completamente scoperchiato. I danni di quell'incendio furono in realtà drammatici, poiché abbiamo perso decine di opere d'arte, stucchi e altre lavorazioni del Seicento che appartenevano al lato chiaramente antico del tempio, mentre invece ci sono alcuni quadri che portano ancora adesso i segni di quell'evento drammatico. Ad esempio, nell'Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi, non dimentichiamo che il Tempio Duomo fu la prima chiesa ad ospitare una donna che dipinse al suo interno, quindi ha un valore inestimabile questa cosa. Ha nella parte superiore le tracce di un restauro per cercare di coprire ciò che fece quell'incendio. Eppure poi i primi rilievi che vennero fatti proprio pochi giorni dopo l'evento drammatico fecero notare una piccola particolarità. Infatti stavano cominciando a emergere dagli intonaci caduti delle colonne dell'antico Tempio di Augusto. Quindi quello che era prima solo un sospetto, cioè che ci fosse qualcosa di molto più antico, stava diventando una realtà. Questi ritrovamenti convinsero l'architetto e museologo Ezio De Felice a reimmaginare completamente la visione di questo monumento. Pensiamo quindi che volle abbattere parte, quella esterna del tempio, cioè le cappelle, nella idea di restaurare l'antico Tempio di Augusto. È qualcosa di difficilissimo da interpretare sul piano architettonico, quello che volle fare, eppure ora ce l'abbiamo alle nostre spalle. Chiaramente questo progetto di ricostruzione fu anche molto estremo e lo notiamo ad esempio in questi dettagli qui. Qui alle mie spalle ci doveva essere ad esempio una cappella. Furono abbattute tutte per cercare di riportare ai fasti antichi questa parte che era un tempio bimillenario dedicato ad Augusto, sorto a sua volta su un altro tempio che si trova proprio sotto i nostri piedi ed è ora visitabile. Questi lavori, che continuarono anche dopo lo sgombero del Rione Terra nel 1970, furono interrotti dal terremoto del 1980, quando completamente questo quartiere fu abbandonato. E infatti per 20 anni fu soggetto a enormi vandalismi, come potremo scoprire ad esempio in altre stanze ricostruite. Poi nel 2003 Marco Dezzi Bardeschi e il suo team di architetti vinsero il concorso alla Regione Campania per riprendere finalmente la ricostruzione del Tempio Duomo, e lo vediamo proprio sulle nostre teste. Infatti una delle novità più interessanti del restyling fu il cielo stellato, che e quando scende la sera ricorda la costellazione come doveva essere appunto la nottata quando San Paolo arrivò qui a Pozzuoli. Dalle fiamme quindi una rinascita. E grazie a una distruzione che invece abbiamo scoperto uno degli elementi del patrimonio culturale della nostra regione più belli in assoluto. E quindi Puteoli Sacra si occupa proprio di questo: riscoprire giovani che hanno visto bruciare il proprio passato per ritrovare invece tutto ciò che di bello c'è in loro. Ecco, una visita nel Tempio Duomo è proprio questo: la bellezza dei luoghi e la bellezza delle persone.